Pochi minuti fa due auto della Polizia di Stato si sono fermate davanti alla sede del Genio Civile di Salerno. È sceso il capo della squadra mobile, il dottor Castello, e ha consegnato al governatore De Luca un avviso di garanzia. Noi continuiamo a seguire l'inchiesta della Procura guidata da Borrelli sui rapporti tra la politica e le cooperative nella città di Salerno. È Massimo Giletti, il conduttore della trasmissione L'Arena sulla 7, a dare con un proprio video sui canali social l'annuncio dell'avviso di garanzia destinato al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. La polizia avrebbe consegnato l'avviso di garanzia al governatore presso la sede del Genio Civile, dove De Luca è stato raggiunto dal capo della squadra mobile Marcello Castello. De Luca si reca al Genio Civile ogni venerdì, dove registra il consueto appuntamento video in cui aggiorna la popolazione sugli interventi in corso da parte dell'ente regionale. L'avviso di garanzia al presidente De Luca è da collegare all'inchiesta giudiziaria che ha colpito il comune di Salerno e il legame tra le 8 cooperative sociali. Il reato dovrebbe essere concorso in corruzione. Il Dominus ed il principale punto di riferimento di tutto il sistema, Vittorio Zoccola, ora ai domiciliari dopo pochi giorni in carcere, grazie proprio alla collaborazione che ha dato all'indagine, ha fatto spesso riferimento al legame con il presidente De Luca. Zoccola ha riferito che è stato il governatore della Campania a dare precise indicazioni sulla ripartizione dei voti dei dipendenti delle cooperative alle scorse regionali. Il 70% doveva convergere su Nino Savastano, il 30% su Franco Picarone. I due consiglieri regionali sono poi stati effettivamente eletti. Savastano però ora è ai domiciliari nell'ambito della stessa indagine che ipotizza un sistema irregolare di concessioni e appalti da parte del Comune per favorire le cooperative ed ottenerne in cambio sostegno elettorale.